Buongiorno avvocati, io sono con il collega Simone Aliprandi, che è un avvocato del foro di Lodi, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Ciao a tutti e grazie molto all'invito. Ciao. Simone, lo presento, è un collega, come dicevo, appassionato di Open Data, che nella primavera del 2015 ha lanciato un interessante e innovativo progetto chiamato JurisWiki, che in sostanza è un collettore di sentenze presenti in rete, soprattutto della Corte di Cassazione, fondato sull'open data e sulla collaborazione degli utenti. Progetto che è balzato agli onori delle cronache immediatamente perché ha colto, tra virgolette, in fallo la Corte di Cassazione. Allora, Simone, io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori in cosa consiste il tuo progetto e come si propone di aiutare gli avvocati e i cittadini. Allora, la definizione che io fornisco solitamente è quella di piattaforma open per l'informazione giuridica, perché appunto vuole essere qualcosa in più di un semplice database di sentenze, ma è appunto una piattaforma su cui gli utenti possono caricare le sentenze, ma anche fare un'attività, diciamo, di commento e massimazione delle sentenze. E quindi il nome già tradisce un po' l'obiettivo, no? JurisWiki, fare un wiki del diritto, un sito collaborativo in cui i giuristi partecipino e creino dell'informazione giuridica fatta dal crowd, quindi dalla folla. Una Wikipedia del diritto, se vogliamo, forse un po' ambizioso, però l'idea iniziale era questa. Quando si è trattato di andare online, consigliato dai miei colleghi, amici più esperti di informatica di me, la mia prima idea di andare online con una scatola vuota e chiedere alla gente di riempirla è stata bocciata, è stata invece sostituita dall'andare online con qualcosa di concreto. Quindi abbiamo pensato di cominciare a fare un parsing di ciò che la rete già proponeva, ovvero tutte le sentenze che i siti istituzionali, come hai già detto tu, Corte di Cassazione, ma anche Corte Costituzionale e Consiglio di Stato avevano messo online in questi anni. E quindi insomma siamo andati online con un sito che era già abbastanza pieno di contenuti. Erano solo i testi delle sentenze, le massime andavano ancora scritte, i commenti vanno ancora scritti, ci vuole ancora un po' di attività da parte degli utenti che si appassionino al progetto. Però insomma il sito adesso anche proprio a livello di peso pesa più della Wikipedia italiana, per darvi un'idea, perché ci sono dentro anche tutti i documenti in PDF, quindi abbastanza sostanzioso. Come dicevi tu, quando è andato online ha creato un po' di così, qualche dubbio e Ecco, qualche interrogativo l'ha creato. addirittura con diversi passaggi su Repubblica, su altri quotidiani, perché ha dovuto oscurare i contenuti per motivi di privacy, che però non dipendevano da te. Che cosa è successo? E è successo che avendo io sostanzialmente importato i contenuti così come erano esposti sul sito della Cassazione, Consiglio di Stato e di Corte Costituzionale, mi sono trovato a dover gestire io poi il problema privacy, in quanto diventato poi titolare di un trattamento di dati personali, che sono i dati che sono contenuti nelle sentenze. Essendo state messe fuori queste sentenze senza una previa anonimizzazione, un previo oscuramento dei dati personali contenuti, io poi mi sono trovato una massa di dati che andavano invece oscurati. Piccolo problema, non capisco come mai questo oscuramento io debba farlo mentre i siti delle corti, i siti istituzionali delle corti se ne siano tranquillamente diciamo fregati, scusatemi il termine, però così Certo. è. Infatti, Solito, in quel periodo, su questa querelle, intervenne via Twitter, l'ex presidente dell'Authority, sostenendo che cosa? sì, era il professor Pizzetti, ex garante privacy, che insomma aveva segnalato che il mio progetto si esponeva a un grande rischio. L'ho anche incontrato di recente ad un convegno al CNR di Firenze, all'ITTIC, proprio parlando di database giuridici. Lui sostiene che appunto un sito come il mio si esponga ad eccessivi rischi, sia civili e addirittura anche penali, perché in alcune sentenze c'erano anche nomi e i dati di parti che avevano subito violenze sessuali, quindi insomma c'è anche un pericolo di responsabilità penale. Dice Dati che mi stavo esponendo troppo a ipersensibili. questo rischio. Allora io sostenevo, insomma, sì, ok, mi sto esponendo a questo rischio, ma io non sto facendo altro che ripubblicare qualcosa che è già pubblicato su dei siti istituzionali. E la risposta era: sì, è vero, però quelli sono dei siti istituzionali, si espongono a un rischio minore rispetto a te che sei un privato cittadino e che quindi fa un'attività imprenditoriale a suo rischio e pericolo. Questa è un po' la situazione. Sì, tesi che io ricordo molto bene perché intervenni personalmente in quella querelle, che comunque è una tesi che forse non ha molti fondamenti giuridici. Ti chiedo come hai risolto tu il problema della privacy oppure lo ha risolto la Cassazione?
Allora, quello che mi ricordo è che appunto dopo queste querelle, queste discussioni online, forse a qualcuno nei piani alti della Corte di Cassazione si è accesa una lampadina dicendo forse è meglio essere un pochettino più prudenti e un po' di sentenze sono state rimosse, mi ricordo soprattutto quelle del penale, c'è stato qualche giorno di oscuramento totale del sito, poi hanno fatto un'attività di pulizia. Che però poi all'occhio di alcuni colleghi molto esperti e molto attenti in ambito privacy si era notato che non era stata comunque sufficiente, qualcosa era comunque sfuggito. Quando si parla di 420.000 sentenze, capite quanta roba ci può essere e quanto è facile sbagliare, no? Correrebbe un lavoro enorme, È un certo. lavoro enorme che non so nemmeno se lo possono permettere, sinceramente, perché costa caro, devi mettere lì persone fisiche, non ci sono software che possono fare correttamente Esatto. questo lavoro. Ed è il problema che ho io, no? Mi sono chiesto se forse con un software potessi risolvere, ma ahimè no. Quindi cosa ho dovuto fare? Onde evitare di beccarmi denunce o cause, ho temporaneamente anche io oscurato tutti i contenuti della Cassazione, che erano quelli che davano più problemi. Adesso abbiamo trovato una soluzione intermedia. Per cui le sentenze che sono problematiche, cioè in buona parte queste di cui stiamo parlando, la Cassazione, quindi una buona fetta del mio database, non vengono esposte da noi direttamente, ma vengono solamente linkate oppure incorporate, embeddate, si potrebbe dire tecnicamente, con un iframe nel nostro sito, però il contenuto risiede effettivamente sui server della Cassazione. Se loro li rimuovono, spariscono anche dal mio database, però almeno così. Come puoi capire, non mi espongo direttamente al rischio legale sul trattamento di un dato che io non posso trattare. Ecco, questa è la Però il questione. servizio, il tuo servizio rimane comunque in piedi, è fruibile Sì, dai cittadini e dagli utenti, rimane in soprattutto piedi anche all'epoca. perché il mio sito è un motore di ricerca ben più performante, no? Quindi l'obiettivo è quello, cioè uno può comunque venire sul mio sito, cercare la sentenza, nel momento in cui la trova. La va a leggere il testo, se è una di queste sentenze un po' diciamo problematiche sulla privacy, lo va a leggere sul sito della Cassazione o lo legge dal mio sito con un sistema di iframe, di embedding. E poi però può continuare a giocare col mio sito, cioè può fare la massima, può fare il commento, può aggiungere dei metadati e quindi comunque il gioco del wiki sta in piedi. Certo che questa cosa mi è costata un po' di sudore, un po' di preoccupazione, un po' di notti perse. Immagino. Simone, ti faccio l'ultima domanda, chiedendoti una fetta alla tua vita. Tu rientri a pieno titolo tra i giuristi telematici che vivi anche costantemente in giro per l'Italia e anche per il mondo per convegni e altri eventi. Ti chiedo com'è la tua vita e tu puoi essere definito come una nuova figura di avvocato? Allora, sì, io sono un avvocato un po' strano, nel senso che non so quanto tempo è che non vedo un'aula di tribunale e quindi quando dico anche ai miei parenti, amici che faccio l'avvocato, loro si immaginano giacca e cravatta, valigetta con i faldoni sotto mano, io invece spiego che la mia attività è più che altro quella di consulenza diretta, sono più le volte che vado io dai clienti piuttosto che i clienti che si recano da me in studio, è appunto quella che tu hai descritto di divulgazione, di disseminazione di questi argomenti sia tra i giuristi, ma in realtà adesso mi chiedono tanta formazione anche altre categorie professionali. Adesso, ad esempio, i bibliotecari si sono un po' infatuati del tema del diritto d'autore, gli ingegneri, gli informatici del tema proprietà intellettuale sulla tecnologia. Quindi questa è un po' la mia attività. Non so appunto se il termine avvocato si può ancora utilizzare, però sicuramente il termine giurista telematico ci sta benissimo, questo sono d'accordo. Simone, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi. Ritorneremo presto sia su questo argomento, invitando te, se vorrai, ma anche ascoltando altri colleghi telematici che in altri modi aiutano gli avvocati. Ti saluto a nome di tutto il comitato di redazione e passo la linea nuovamente ad Andrea Pontecorvo. Ciao. Grazie a tutti, ciao ciao.